C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro e quando stai solo resti nessuno. Siamo pronti, quasi pronti per lasciare l'accampamento. Nuova meta, la scala dei turchi. Oggi la giornata così giusta, mi sembra, per posizionare il simbolo della Sicilia. Posizioniamo là sopra, sul baule. La ricerca di una pescheria. Macelleria hamburgeria. Bellissimo questo murales dello scrittore Andrea Camilleri, che qui è nato e ha tratto ispirazione per i suoi romanzi a Porto Empedocle. Non ho paura di niente, neanche della morte. Io e lei ci rispettiamo, accogliere la morte è un atto dovuto e saggezza. Sei già morto nell'atto stesso della tua nascita. La pazienza del ragno, la danza del gabbiano, la presa di Marcalè, la pensione Eva, il giro di boa, filo di fumo, il corso delle cose, la concessione del telefono, la strage dimenticata. La scala dei turchi, la gentile concessione della famiglia Sciabarra. E questa falesia, in pratica, strapiombo sul mare che crea dei gradoni facilmente arrampicabili. Interessantissima. Eccolo qui. Perché i saraceni che sbarcavano trovavano comodo salire sul territorio tramite questa falesia, per quella che è chiamata dei turchi.
eccezionale. Mamma mia, che vista! Una vista fantastica su quello che è la Falesia. Eccolo lì. È un posto eccezionale, solo che già col caldo, così con la roccia tutta bianca, mamma mia, con la falesia tutta bianca così, che è una specie di calcare e marna. Alcuni lo utilizzano per, come si dice, per fare il fango, fare infanghi, metterle sulla, sul corpo e lasciarla asciugare. Secondo me sono tutte senza licenza, tutte abusive. Hanno fermato un posto. Hanno fermato i lavori. Eh sì, guarda che posto quella là. Magnifica. È bellissimo. Quasi, fai l'affare. No. Non so. Vabbè, prendi un pezzo di terreno, se basta. Guarda là tutta la fila sulle scale. Orata è una spigola. Eccole, così facciamo vedere. Pescata da Enrico. Pescate da Enrico, con tanto sudore. E da questa mattina che è in giro. Ecco qui, grigliato. E qua siamo quasi pronti. Grazie Enrico, il cuoco. Il problema è... sono posti bellissimi, ma l'immondizia, lasciano le cose così, tipo questa. Immondizia dappertutto. Ehi, qui c'è un bel salto, eh. Proviamo un sentiero per scendere, anche se un po' impervio all'inizio, per raggiungere la spiaggia e poi la scala dei Turchi in fondo. Si può arrivare, se può fare. Ci sono due spiaggiati. Noi siamo là sopra. È fantastico. Poi con quel sole qui e il bianco è ancora più caldo.
È un parapendio, ma è a motore questo. C'è il motore. Falesia dei Saraceni, che è quella là in fondo. E non è possibile arrivarci, nel senso che è vietato. Ci sono degli orari e bisogna prenotare. La spianata, è randagio, eh? Ah? Che meraviglia! Rifiuti sempre dappertutto. Qua è meglio, se scendi qua è meglio. Non è bello, è bellissimo. Arrivati sulla punta estrema e poi ci hanno detto scendere! Perché in effetti non si può, c'è un orario che non so da rispettare, sinceramente non mi ricordo. E solo gruppi massimo di 30 persone. Da quello che ho letto. Ciao ciao. Falesia dei Saraceni. Che giornata. Magnifica. Chissà se ci ritorneremo ancora. Bye bye. Bye 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 bye.